Una buona serata, buon mercoledì a tutti voi che ci seguite da casa. Primo appuntamento del 2024 per Offside che torna con la ripresa del campionato. Si è giocata domenica scorsa la prima di ritorno, la 18ª giornata del girone F di Serie D e dunque torniamo anche noi per tenervi compagnia, per analizzare tutto quello che è accaduto qualche giorno fa nel girone e proiettarci soprattutto a quello che sarà la prossima giornata di campionato. Lo faremo come di consueto con i nostri ospiti che vado subito a presentare. Vado in piattaforma perché ho il piacere di avere ospite l'attaccante dell'Aquila Calcio, Jonathan Alessandro. Ciao Jonathan e benvenuto nella nostra trasmissione. Grazie, buonasera a tutti. Ciao Poi in studio ritrovo il collega Jacopo Forcella. Ciao Jacopo. Stefano, buon anno e buon anno ovviamente anche a Jonathan. Eccoci qui, Grazie. allora buon anno a tutti, buon anno anche ai nostri telespettatori. Sarà una seconda parte di stagione, Jacopo, tutta da vivere, no? Perché il gruppone è sempre lì che resta compatto, ci sarà da decidere tanto. Le squadre si sono rinforzate, lo stanno rifacendo anche con questa sessione dedicata al mercato dei professionisti. E dunque, come detto, sarà un girone di ritorno da vivere. Sì, assolutamente. Adesso, insomma, da qui in avanti ci sarà solo una pausa, però non ci fermeremo praticamente più. Si andrà fino alla fine, considerando, poi magari lo farei vedere la classifica, considerando quello che ci attende, quante squadre sono in un certo lotto della parte alta della classifica, ci attende sicuramente una seconda parte molto intensa. Ce l'aspettiamo magari con la possibilità che le nostre abruzzesi, ecco c'è Jonathan in collegamento, l'Aquila che è quella più su, aspettando di recupero del Chieti, insomma possano essere protagoniste fino alla fine come lo sono state l'anno E scorso. magari di bissare il successo del pianeta dello scorso anno, visto che l'anno scorso No. anno abbiamo atteso tanti, tanti Abbiamo anni, atteso 11 magari anni. farne due in 2 anni Non è vietato non è fare due di vietato. fila, Si può ecco. fare, Si si può può fare. fare. Sì. Invece vado in piattaforma da Jonathan Alessandro perché gli facciamo vedere, come di consueto, la scheda che ha preparato Jacopo Forcella e poi iniziamo con il giro dei commenti. Il primo impegno del 2024 delle Abruzzesi nel girone F di Serie D fa felici due formazioni su tre, perché la quarta, il Chieti, ha visto interrotto il proprio contro l'Atletico Ascoli per l'infortunio all'arbitro dell'incontro, si recupera mercoledì 17 gennaio, e che ha dunque rinviato al derby l'atteso debutto per intero di Gennaro Iezzo sulla panchina neroverde. Nei minuti giocati, pochi però, si sono viste buone trame, ma è evidente che trattasi di indizi. La prova del 9 sarà il Gran Sasso d'Italia di domenica, quando il Chieti troverà un'Aquila rinvigorita, qualora ce ne fosse ulteriore bisogno, dal successo di misura sul campo del Matese. Non tragga in inganno l'attuale posizione in classifica dei campani, l'organico di Urbano è stato rinforzato parecchio nella sessione invernale e vincere a Piedimonte è una grossa iniezione di ottimismo in chiave alta classifica. Ci ha pensato, manco a dirlo, Ezequiel Banegas a mettere subito in discesa una gara complessa, ma che l'Aquila ha portato a casa tenendo le distanze invariate sia col Campobasso capolista e vittorioso a Monterotondo, sia tenendo agganciata la San Benedettese che ha rifilato un poker interno al Sora. Il gap con la prima della classe resta sempre minimo, ma domenica il derby col Chieti sarà un esame ulteriore per l'11 di Cappellacci per confermare di potersi giocare la vittoria finale del torneo. Chi si ferma sul pari è l'Avezzano, lo 0-0 di Fossombrone per quanto visto sta quasi stretto ai marchigiani. I biancoverdi dal canto loro continuano a palesare alti e bassi in qualche impegno di troppo, malgrado il potenziale offensivo ulteriormente rifinito dall'arrivo di Tuncarà in questa settimana. L'Avezzano in trasferta non vince dal 5 novembre, più di 2 mesi, dallo 0-1 proprio di Piedimonte Matese con il sigillo di Ortolini. Se in casa sta facendo percorso netto, è lontano dal De Marsi che continua a mancare continuità. 2 punti nelle ultime 4 trasferte sono un bottino troppo magro per tenere testa alle tre rossoblù di testa. Ed è così che la Vigor Senigallia, vittoriosa al Cannarsa di Termoli, si è attestata sulla stessa quota dell'Avezzano.
Vigor, che a fare non particolarmente accesi ma con 13 punti su 15 nelle ultime 5, ha innestato le marce elevatissime dopo una parte iniziale non particolarmente brillante e una centrale del girone d'andata condizionata da tanti pareggi. Adesso la formazione di Aldo Clementi si fa avversario pericoloso per tutte, specie per il notaresco che domenica sarà di scena proprio al Bianchelli. Notaresco che però dimostra di essere una solida realtà della parte nobile della graduatoria, piegando anche la resistenza del Roma City, grazie soprattutto ad un primo tempo di alto livello. La vittoria contro una formazione rabberciata non toglie nulla al grande percorso dei lotariani, a quattro lunghezze dai playoff, ma soprattutto con un impianto di gioco ormai perfettamente riconoscibile. Chiaro che l'impegno in terra marchigiana non sarà semplice, ma con la quota salvezza non più così distante e praticamente un intero girone ancora da disputare, le premesse per giocarsela a mente libera ci sono davvero tutte. Eccoci qui, rientriamo in studio. Jonathan Alessandro, che da protagonista lo scorso anno ha riportato l'Aquila nel campionato di quarta serie, dove lui tanto ha giocato. Allora chiedo a lui che tipo di campionato a qualche stagione di distanza ha ritrovato. Ma come avete detto anche voi, è un campionato che negli ultimi anni non era mai stato così equilibrato, se non mi sbaglio, ma al di là di tutto io ho fatto l'eccellenza solo l'anno scorso, poi gli ultimi anni ho fatto sempre insomma la Serie D e non me li ricordo, almeno quelli che ho giocato io, ma neanche insomma prima un campionato così equilibrato. Infatti tutti possono perdere i punti con chiunque, sono, tra l'altro dopo il mercato si sono rinforzate ulteriormente le squadre, è bello da giocare, penso molto stimolante, ma soprattutto molto equilibrato. Jacopo, tra le squadre che si sono rinforzate di più c'è proprio l'Aquila, che ha stravolto quasi la rosa anche con l'arrivo del nuovo allenatore Cappellacci. Sono arrivate anche nelle ultime settimane, prima della chiusura del mercato, anche Orsi, Vento, Di Santo, questo giovanissimo scuola Inter. Quindi è un'Aquila che fa sul serio rispetto anche a quelle che erano le ambizioni inizio stagione. Sì. Sono d'accordo, nel senso che con gli ultimi arrivi, quelli che hai menzionato te, ha un po' rifinito quella parte che poi in un campionato come questo di Serie D fa la differenza, cioè la batteria degli under, che di cui spesso magari si parla come una componente utilissima, ma che capisco che a livello di mercato non susciti interesse enorme. L'Aquila che cosa ha fatto? Si è trovata di fronte ad una specie di bivio. Ad un certo punto, se rivoluzionare l'organico oppure tenerlo e solo completarlo. Ha scelto, secondo me, la prima strada, nel senso che poi con l'arrivo di Roberto Cappellacci sulla panchina dell'Aquila ha cercato di dire ok, ridisegniamo una rosa che possa essere disegnata un po' di più sulle specifiche che chiede l'allenatore e non dandogli anche la possibilità di poter variare, perché adesso tu lo sai, Jonathan ovviamente è parte in causa perché questo campionato lo conosce molto bene, spesso il vero rompicapo per gli allenatori non è tanto chi far giocare in difesa, in attacco, a centrocampo, ma chi far giocare come under in difesa, in attacco, in porta, a centrocampo. Avere più soluzioni permette innanzitutto ad un allenatore di scervellarsi di meno e poi secondo me crea una sana concorrenza in alcuni ruoli che sono quelli dedicati ai ragazzi più giovani che hanno magari la possibilità di vedere il proprio dirimpettaio in settimana e provare con un allenamento migliore, con allenamenti migliori, a guadagnarsi la titolarità. E io credo che l'Aquila, che all'inizio ha messo dentro Marcheggiani, messo dentro Costa Ferreira, poi ha rifinito l'organico con dei ragazzi molto interessanti. Di Vento avevamo parlato, ha messo dentro Origlio,
Orsi e Di Santo sicuramente saranno degli ottimi prospetti. Ha fatto una scelta molto chiara, ovvero quella di conservare l'under in porta. Avevano iniziato con Raffaelli, poi è arrivato Michelin, poi era arrivato Guarna che in realtà non ha mai giocato. Guarna poi ha risolto l'accordo con l'Aquila, hanno preso vento Vento. per avere la possibilità di poter variare senza andare a ogni volta a rimettere le mani nell'undici titolare. Io credo che quando i big che sono arrivati in corso d'opera saranno al 100% e quando questi ragazzi avranno avuto la possibilità di integrarsi nel sistema di gioco di Roberto Cappellacci, io credo che l'Aquila abbia un organico fatto, finito per poter battagliare fino alla fine con il Campobasso, con la San Benedettese, con il Chieti, con l'Avezzano, con tutte quelle che gli si pareranno davanti. Chiaro che domenica prossima c'è un bel bivio perché all'andata vinse il Chieti, il derby dell'Angelini, l'Aquila io credo, chiedo a Jonathan, ma sono sicuro della risposta, insomma quella sconfitta di misura, peraltro dopo una partita molto bella giocata dall'Aquila, io penso che abbia lasciato più di un rammarico, penso che domenica il pubblico dell'Aquila e anche i giocatori dell'Aquila ci tengano particolarmente a vendicarlo quell'1-0. Glielo chiediamo subito, ci andiamo subito in piattaforma per capire quali sono anche le sensazioni in casa L'Aquila, nell'ambiente, in vista proprio di questa partita che sarà sicuramente un derby spettacolare. Lo diciamo anche e soprattutto dal punto di vista, dell'ambiente, della scenografia, dei tifosi. Ma vendicare no, non c'è assolutamente nulla da vendicare, nel senso No, in senso ovviamente. sportivo, ovviamente, Sì, Jonathan. no, capisco, capisco. Però nel senso che comunque sia è una partita, tra virgolette, come le altre, sicuramente è una partita dove fa piacere giocarla, è sempre un derby. Abbiamo, insomma, secondo me, due organici molto validi. E quindi di sicuro ci stiamo preparando bene per affrontarla, perché comunque siamo anche in una situazione dove ogni partita poi è fondamentale, appunto, come mi riprendo anche a quello che avete detto voi, abbiamo cambiato tanto, quindi anche noi stiamo cercando piano piano di trovare la quadra, no? Perché più che rinforzati, non perché, cioè, sicuramente siamo rinforzati, ma quando cambi tanto poi devi anche trovare, diciamo, tutti i meccanismi piano piano, quindi stiamo cercando in quello. Quindi, al di là della partita Chieti o chiunque fosse stata, ogni partita a noi ci serve per trovare sempre più continuità nel gioco, nel risultato, a prescindere. Di certo poi fa piacere giocarle queste partite qua. Ci aspettiamo anche una bella risposta anche da parte dei nostri tifosi, come hanno sempre fatto. E quindi ecco, non vediamo l'ora. Jacopo, poi con Jonathan, con te parleremo anche del suo passato, perché è pur sempre l'ex di questa sfida, Sì. con un suo passato anche nella seconda divisione, che era allora seconda divisione con il Chieti, però sempre a Jonathan chiedo, lui che ha vissuto, te che hai vissuto da protagonista la scorsa stagione riportando l'Aquila in Serie D, quindi vivendo questa cavalcata insieme a Massimo Epifani, avevi iniziato con lui, c'è stato questo cambio di allenatore. Ti chiedo, adesso l'Aquila, se andiamo a vedere i risultati nelle ultime 11 partite, praticamente ne ha perse solo due, poi solo vittorie, più vittorie che pareggi. Ecco, è scoppiata la scintilla anche con il nuovo allenatore e mi pare di sì, se ci soffermiamo ai numeri leggendo la classifica. Ah, e a parte, vabbè, che io il mister lo conoscevo già, quindi non mi era nuovo. Tra l'altro lo stimavo già prima, oltre al fatto che comunque ho avuto piacere nel, insomma, ritrovarmelo. E poi penso che, cioè, nel senso, è una squadra e siamo un gruppo di ragazzi che, a prescindere, si mette a completa disposizione di chiunque fosse arrivato. Poi anche con il mister ci siamo fatti trovare pronti e ci siamo messi tutti quanti a disposizione. Poi anche i risultati sono dalla nostra parte, però ecco, ci dobbiamo ancora amalgamarci e migliorare molto, secondo me.
A Piedimonte Matese si è visto forse qualcosa di diverso anche dal punto di vista dello schieramento iniziale, state provando anche qualcosa di diverso? Ma io penso che il mister è un'altra cosa che ha portato, che comunque sia, ce la fa a giocare alla pari. Ma voi prima dicevate il discorso degli under, ma io penso anche il discorso over. Lui ha dimostrato che non ha problemi, insomma, a cambiare, a fare o a mettere in discussione nessuno. Sicuramente anche questo è un valore aggiunto, in modo che comunque ognuno, sa che ogni domenica, ogni partita, ogni allenamento si può guadagnare il posto nello stesso momento non ti fa star sereno e tranquillo, perché magari sei tranquillo che giochi o che non giochi, viceversa. Quindi anche in quello, cioè, nel senso, sì, domenica ha cambiato, ma ha cambiato anche nelle altre partite. Io penso che in base alla partita, a chi vede bene o a chi in quel momento pensa gli possa dare qualcosina in più, lo fa senza alcun problema. Jacopo, ci avviciniamo al derby di domenica. Sì. Ricordo tu, all'andata lo vinse il Chieti per 1-0 con quel gol molto discusso, col tocco di mano di Cosimo Forgione. Adesso siamo un girone dopo. Il Chieti che domenica ha visto interrotta al 22esimo la sua partita per infortunio del direttore di gara Marangone di Udine. Come ci arriva il Chieti a questo derby, soprattutto con il cambio di allenatore? Forse era meglio giocarla per intero quella partita per capire anche se c'erano margini di miglioramento per Gennaro Iezzo in vista della sfida o questo stop forzato ha fatto più male che bene. Ma io credo che 90 minuti, certamente dopo qualche giorno di lavoro, non tantissimi, però dopo qualche giorno di lavoro, 90 minuti certamente avrebbero fatto bene per oliare un po' i meccanismi in casa Chieti. Io penso, non lo so chi ci arriva meglio, certamente l'Aquila ci arriva con un abbrivio ottimo, perché insomma è sempre lì. Come ho detto anche nel servizio, la distanza dal campo basso è minima. Soprattutto secondo me l'Aquila ci arriva bene perché questa posizione in classifica qualche settimana fa, chiedo conferma a Jonathan, era quasi insperata, cioè che l'Aquila potesse rientrare. Poi a un certo punto la San Benettese, che sembrava volata via, si è fermata. Addirittura si è fatta raggiungere e sorpassare dal campo basso. Questo ha permesso anche a chi veniva da dietro, come l'Aquila, che ha cominciato a fare parecchi risultati utili consecutivi, di riproporsi lì anche in lotta primo posto. Il Chieti ci arriva con, se vogliamo, un entusiasmo diverso, cioè l'entusiasmo del cambio, l'entusiasmo che arriva dalla curiosità di vedere questo nuovo progetto tecnico con Gennaro Iezzo, la curiosità che arriva anche da un arrivo come quello di Fabio Castellano a centrocampo. Io penso che siano due squadre che arrivino bene a questo derby, con situazioni mentali positive ma differenti, l'una con i risultati, l'altro con una sterzata. Poi vedremo ovviamente chi ha ragione, fatto salvo la possibilità che ci sia, che finisca in pareggio. O peraltro, volevo sottolineare un dato storico, magari poi ne parleremo, però Jonathan è, penso, l'uomo giusto per parlare di questo match, perché Jonathan in maglia Chieti, se non vado errato, nel 2013 contro l'Aquila perse la finale per salire in prima divisione. Lui giocava a Chieti, peraltro un Chieti molto forte, c'era Riccardo Berardino, c'era lui, c'era, mi ricordo, Bigoni, c'era Capogna, e l'Aquila invece aveva Imperio Carcione, che andò in gol nella semifinale d'andata. Ci fu un errore di K tra i pali, c'era Saveriano Infantino, insomma erano due grandissime squadre in un playoff di seconda divisione, che prima i playoff di seconda divisione erano a quattro Quattro squadre. squadre e tre erano nostre. C'era da un lato del tabellone Teramo Aprilia, dall'altro lato del tabellone l'Aquila e Chieti, quindi ne avevamo tre su quattro.
L'Aprilia e il Chieti furono eliminate. Il Chieti perse 2-0 la partita di andata, vinse 1-0 quella di ritorno, segnò Capogna, non bastò per allungare, insomma, per provare a giocarsi la finale. E poi in prima divisione andò l'Aquila con il doppio confronto contro il Teramo, però insomma le sensazioni a distanza di poco meno di 11 anni di stare dall'altra parte per un giocatore come Jonathan, insomma, io credo che siano ancora... Allora, questo momento a Marcord io l'avevo preparato per la seconda parte, però scusami, no, però ti normale, chiedo venia. No, assolutamente, perché è normale che quando abbiamo un ospite che comunque ha giocato sia da una sponda che dall'altra, ci sono ricordi, ci piace ricordare e controllare le statistiche. Allora, questo momento a Marcord lo facciamo subito con lui e gli facciamo rispondere a questa domanda, a questa considerazione, soprattutto quali sono le sue sensazioni rispetto a questa partita. No, è una partita sicuramente diversa, sempre un derby, è sempre sentito, ma comunque era diversa. Lì era appunto una semifinale playoff dove comunque ci tenevamo, una squadra che aveva fatto molto bene, veniamo già dall'anno prima, ci avevamo fatto sempre bene. E poi sì, fu una partita particolare, strana, dove comunque l'andata loro avevano militato, però ci fu anche lo sbaglio sì, del portiere, condizionato insomma da quell'episodio lì. Sicuramente poi una partita sentita, noi eravamo un po' più giovani, sì, un po' vero, più... vero. Però ecco, come appunto dicevo, fa sempre piacere giocare queste partite qua. Io poi comunque ho vissuto comunque un biennio, cioè, importante a Chieti, ero stato bene, quindi ecco, dopo adesso è un'altra storia, sto qui all'Aquila, mi trovo molto bene, sto bene da quest'altra sponda adesso, ecco, mi fa piacere poi riviverla diversamente. Ecco, io una cosa che gli volevo chiedere, proprio perché siccome quella ha ragione Jonathan quando dice che quell'Aquila era più esperta di quel Chieti, loro erano molto anagraficamente molto più giovani, e proprio in relazione alla gioventù gli chiedo se, tolgo se stesso ovviamente perché la risposta, se si immaginava che qualcuno in più di quella squadra poi avrebbe fatto carriera. Poi è vero che i giocatori come Berardino hanno avuto tanti problemi fisici, però se si aspettava che più giocatori di quel Chieti poi sarebbero arrivati un po' più in alto. Sì, sicuramente, sicuramente, anche perché erano insomma tutti molto seguiti, con tanta prospettiva. Vabbè, Lorenzo è arrivato, cioè, infatti adesso pure sta qui con me, però sì, di certo c'erano molti giovani, insomma. Nel Chieti c'era anche Domenico Mungo. Sì. Mungo, che comunque è arrivato in Serie B, c'era Migliorini, che comunque, sì, o forse quello era prima, ecco, è arrivato, però anche lui ha avuto qualche infortunio, poi il calcio fa parte, insomma, un po' tutto, no? Però sì, forse sì, mi aspettavo qualcosina in più. Chiudiamo un attimo questa parentesi, poi la riprendiamo nella seconda parte. Ma sì, la riprendiamo, contento. Se sei contento. No, più che altro per... No, ma mica per chi ha vinto e chi ha perso, perché no, insomma, no, tornare un po' indietro nel tempo mi fa pensare a quando eravamo un po' più giovani. Per continuare un attimo a parlare del Chieti, perché è arrivato il nuovo allenatore e qualche giocatore che era in procinto di arrivare a vestire il nero verde è sfumato, così come sto parlando di Vodroliak, che aveva effettuato anche qualche allenamento con il Chieti, ma poi non se n'è fatto niente. Il Chieti, secondo me, doveva mettersi alla ricerca di un altro attaccante esperto, è sfumato Maletic, che si è accasato sempre in Serie D. Jacopo, come valuti questo mercato di riparazione del Chieti? Guarda, la premessa è talmente sciocca la mia che non varrebbe nemmeno la pena di dirla, ovvero che sarà il campo a darci un giudizio definitivo di quello che è stata la campagna di rafforzamento del Chieti. Anche in questo caso, secondo me, qualcosa è stato fatto. Io penso che, ma mi rifaccio anche alle tue
vostre valutazioni, che gli esterni di difesa sono due ottimi esterni di difesa e sono giovani. Anche se già domenica mister Iezzo ha rispolverato Marino per Caterino, quindi per Caterino. Si sono viste alcune modifiche rispetto a quella che era l'idea di gioco di Chianese. Però sai, lo sai che cosa ti dico? Poi la scelta singola ci sta. La cosa positiva, e parlo del Chieti, è che, come ho detto prima per l'Aquila, in questo momento adesso si possono migliorare i reparti, però non hai più un buco in alcun reparto. Abbiamo detto per tante settimane quanto il Chieti abbia sofferto la mancanza di un mediano, di un costruttore di gioco. Sapere che tu puoi affrontare la seconda parte della stagione comunque con tutti i ruoli coperti, certamente dà all'allenatore, a qualunque allenatore, la tranquillità di sapere che quando va a schierare la formazione in campo ci sono giocatori adatti a quei ruoli e non ci sono giocatori che debbono interpretare magari un ruolo differente. E questo per me è un valore. Poi i singoli vedremo nel corso delle settimane quanto saranno in grado di dare un'ulteriore spinta ad una squadra che tu parlavi di un attaccante esperto, ma l'attaccante esperto è Chieti, oltre Fall ce lo ha, e quindi bisogna, l'intento non è sempre quello di andare a innestare qualcuno, è anche quello di migliorare ogni singolo, è quello di portarlo al miglior livello possibile. Infatti, io penso, Iezzo ha parlato molto di Ardemagni nella conferenza stampa di presentazione, e io penso che magari non arriverà proprio al 100% e non sarà più, per questioni anagrafiche, l'Ardemagni di 10 anni fa, però portarlo alla migliore condizione possibile ti dà la l'opportunità che di fare un cambio quando ne avrai la necessità, e di inserire dentro Matteo Ardemagni, non Jacopo Forcella, con tutto il rispetto. Insomma. Devo andare in pubblicità, ma mi hai stuzzicato una riflessione, perché quando è arrivato Gennaro Iezzo abbiamo chiesto qual era il modulo preferito, l'idea di gioco. I difensori sono sempre 4, il centrocampo potrebbe variare tra 3 e 2. Ti dico questo perché è arrivato Vincenzo Gatto, era già arrivato con Chianesi, adesso è arrivato Fabio Castellano, che è un altro mediano. È possibile vedere un Chieti con due centrocampisti, cioè con Gatto e Castellano? A questo punto forse sarebbe un po' sacrificato Cosimo Forgione. Giocheresti senza una mezzala? Con un 4-2-3-1 sostanzialmente, mi pare di capire, perché, o con un 4-4-2, a quel punto però bisogna vedere chi gioca davanti, nel senso che se giochi con due punte Fall certamente c'è, con l'altro Gatto che lo, e poi visto puoi giocare più con Alessandro Gatto e Ardemagni come prima alternativa. Ecco perché dico, vedi quanta possibilità, in questo caso abbiamo fatto un esempio sciocco, scolastico, quante possibilità ha un allenatore anche di poter pensare a qualcosa di differente se tu hai un organico completo in tutti i reparti. Poi la bravura dell'allenatore è quello di portare ogni giocatore al massimo che può dare, e questo farà la differenza. Andiamo in pubblicità, a tra poco. Seconda parte di Offside, sempre per parlare del girone F di Serie D, con Jonathan Alessandro in piattaforma, Jacopo Forcella qui in studio. Jacopo, andiamo a vedere quelle che sono state le prime due, la prima partita di ritorno di questo girone, sia per Notaresco che per l'Avezzano, prima di riprendere il momento, cioè, poi sulla finale a Marcord, quello che sarà il derby L'Aquila-Chieti. Partiamo dall'Avezzano. Avezzano che non ha ripreso il cammino in maniera perfetta, anzi
a Fossombrone, un Pari molto deludente anche per quello che abbiamo visto dagli highlights. Sì, un Pari deludente. Io insomma stavo osservando il cammino recente dell'Avezzano fuori casa, che è quello che avete sentito anche nel servizio d'apertura. Avezzano nelle ultime 8 partite, le 4 partite in casa le ha vinte tutte e 4. Le 4 partite in trasferta ha fatto 2 pareggi e 2 sconfitte. La cosa è... non dico preoccupante, perché non... insomma, per preoccuparsi ci sono tante altre cose. Però qualcosa vuol dire, vorrà dire, perché parliamo di 2 mesi. L'ultima vittoria dell'Avezzano in trasferta è proprio a Piedimonte Matese, dove hanno vinto Jonathan e i suoi compagni di squadra domenica. E vi ricordate come? Con Palombo che lascia il pallone per terra dopo quello scontro di gioco, Ortolini che invece si accorge che non è stato fischiato fallo e segna. Altrimenti probabilmente l'Avezzano non avrebbe vinto neanche quella di partita di campionato in trasferta. Siccome negli anni passati abbiamo detto che l'Avezzano lasciava qualche punto di troppo in casa, adesso siamo costretti a dire che lascia qualche punto di troppo in trasferta, poi con modalità differenti, eh? Però qui vediamo la partita contro la Forsempronese, dove forse i padroni di casa hanno meritato molto più dell'Avezzano per occasioni create. Poi ci sono modalità differenti. A Senigallia l'Avezzano avanti 2-0 e poi si fa riprendere. Sono errori differenti, però danno sempre lo stesso risultato, cioè lasci i punti per strada. E se davanti comunque continuano ad avere una, le prime tre, che poi sono tutte e tre rosso-blu, capo basso, se tu le prime tre hanno una costanza di rendimento in casa e in trasferta, cioè puoi anche fare un pareggio, però poi la settimana dopo ti riproponi con i 3 punti. È chiaro che invece avere questo balbettio, se giochi al De Marsi oppure no, è chiaro che se non cambia qualcosa sarai costretto a lottare per una zona playoff che comunque, se vediamo, cioè è tutta da conquistare. L'Avezzano adesso mi pare abbia 32 punti, ma sì, insomma, è tutta da conquistare, perché si è fatto agganciare dal Senigallia, che a fari spenti comunque ha vinto le ultime 4 consecutivamente. Cioè, l'Avezzano deve svegliarsi. È un altro campionato, ma c'è il rischio di rivedere quello che si è palesato la scorsa stagione, il girone di ritorno. E inizia poi inizia a essere un peso, inizia a essere una paura che ti porti dietro, ripensando a quello che è stato la scorsa stagione, se non si cambia questo trend di cui parlavi. Rischi di fare, di arrivare ad un punto in cui torni indietro, ti guardi indietro e dici: caspita, se quelle 2, 3, 4 partite avessi fatto qualche punto in più, chissà, forse mi sarei potuto giocare questo. Vivi di rimpianti. Vivi di rimpianti. Quindi io mi aspetto che... vabbè, domenica, ok, avrà l'impegno interno, però cioè, poi mi aspetto qualcosa di più fuori casa da e questa poi, squadra. Si va a San Benedetto. Nella capacità di essere cinico. Noi abbiamo sempre detto, costruisce tanto l'Avezzano, non domenica, Sì. Però in generale costruisce tanto. Alcune volte bisogna costruire tanto, segnare tanto e prendere poco. Magari costruire pure un po' di meno. Come dicevo all'inizio, non è vietato, cioè vincere anche costruendo di meno, segnando di più e subendo di meno. Rientrerà Onazzi, a cui va il nostro abbraccio, certo, per la perdita del papà. Certo. E poi dovrebbe essere pronto al debutto anche Tunkara Jacopo. Secondo te che acquisto è questo? In un reparto già molto affollato di attaccanti, soprattutto di età over. Sicuramente di spessore. Poi va integrato, e integrare un giocatore comunque con quel curriculum
sicuramente, cioè, è un piacere per chi lo allena, e poi però va inserito in 11 sempre si Sì, certo. gioca, Con gli under. con gli under, quindi insomma non lo so, io gli auguro a Tuncaraia Lavezzano che qualche perplessità che mi lascia questo arrivo possa essere assolutamente non giustificata. Si giocherà con il Real Monterotondo, una partita sulla carta abbordabile. Real Monterotondo che all'inizio della partita scorsa contro il Campobasso ha messo in difficoltà la capolista, poi la squadra molisana è riuscita ad avere la meglio. Il Lavezzano lo farà senza il suo allenatore in panchina perché Ferrazzoli è squalificato per una giornata. Maurizio, approfitto di questo, faccio questo gancio per se ci fai vedere. Subito quello che sono state le decisioni del giudice sportivo, perché c'è uno squalificato importante per quanto riguarda la sfida del Notaresco che va a Senigallia, perché la formazione vigorina sarà senza il suo giocatore leader, no? Che è Saba Cariota. Intanto anche Gennaro Di Giglio per il Sora è stato appiattato al giudice sportivo. Jacopo, allora andiamo a parlare del Notaresco. Che arriva a questa sfida dopo una vittoria importante, vittoria 3-2 sulla Roma City, non nelle proporzioni, però intanto ha ripreso la sconfitta, si è ripresa la sconfitta della prima giornata di andata di Ariano. Sì, Non le nelle proporzioni sono proporzioni, sono diverse, molto ma i 3 punti diverse, sono sempre quelli. che quelli che Poi pesano di più. perdi 6-1 a Riano e sono 3 punti per Roma City, vinci 3-2 a Notaresco e sono 3 punti per A Notaresco. proposito di rosso-blu, anche la Vigor Senigallia è rosso-blu, quindi nelle prime quattro ci sono quattro rosso-blu. Sì. Non tanto risultato ottimo nelle proporzioni, magari a scarto minimo, ma per quello che si è visto in campo. Certamente il passivo poteva essere superiore. Certo che il Roma City era incerottato davvero, mancava tutta la linea difensiva, mancherà Kodromaz fino alla fine della stagione, mancavano Scognamiglio e Ferrante per squalifica, Ingretolli e Spinozzi non erano al meglio, mi pare Todisco con il problema al crociato, insomma non era semplice, però poi le partite devi vincerle e vincerle non è per nulla scontato. Notaresco, mi ha fatto piacere il fatto che sia entrato in campo convinto e soprattutto sicuro a voler azzannare l'avversario, così ha fatto, è andato sul 2-0. Poi, devo dire, a un certo punto, dopo questo calcio di rigore, ha anche rischiato di prendere il 2-2. Per come era partita la gara, insomma, sarebbe stata una bella beffa. Però, ecco, questa mi pare che fosse l'occasione. No, è quella successiva. Però, Il insomma, palo, questo. eccolo qua, palo e poi tiro fuori. Insomma, qui ha rischiato veramente. Però mi fa particolarmente piacere perché se vediamo la classifica, ora facciamo tutti gli scongiuri del caso, però l'Abruzzese è più in basso e ha 12 punti in teoria dalla salvezza. Se torniamo a 12 mesi fa, anche qualcosa in meno. Insomma, Il eravamo messi un Novaresco è pochino un pochino peggio, peggio con lo Tedesco che si stava giocando una stagione. Con 2 play-out, uno perso e uno vinto. Insomma, facciamo così, Godiamoci il momento. godiamoci il momento e pensiamo che ci sono stati anche momenti migliori, sì, anche momenti peggiori. Partita sarà brevemente quella di Senigallia per il Notaresco? Interessante, perché sono curioso di capire come il Notaresco andrà a affrontare una squadra che tra le mura amiche sembra, non dico avere una marcia in più, però sembra quasi sempre non crollare mai al Bianchelli. Certo che l'assenza di Cariota è pesante. Non so, credo di sì. Che dall'altra parte torni invece a centrocampo una pedina oramai fondamentale del Notaresco, che è Marzio Di Bartolo, e che fa parecchia differenza quando c'è e quando non c'è. Che si era fatto male proprio contro l'Aquila prima di Natale, Di Bartolo. Mi aspetto una partita aperta. Il Notaresco non ha nulla da perdere oggettivamente. Ha 28 punti e avrebbe comunque un intero girone per fare altri 12 punti.
Dall'altra parte c'è una squadra che per punti avrebbe qualcosa da perdere, per posizione in classifica, però poi in realtà il Senigallia ha sempre comunque l'attenuante di dire vabbè, ci sono Campobasso, San Benedettese, L'Aquila, Chieti, Avezzano, perché devo vincerlo io? Non ha la pressione, potrebbe togliersi la pressione facendo un discorso di questo tipo. Quindi mi aspetto una partita aperta, senza quel tatticismo che comunque non hanno, a Hanno nessuna delle prescindere due nessuna squadre, delle due certo. squadre, però mi aspetto una partita spettacolare, magari da over. Jonathan, ti coinvolgo su questo discorso, cioè si affrontano due squadre, l'una la Vigor Senigallia che lo scorso anno ha fatto benissimo in Serie D tenendo testa al Pineto fino alla fine. Dall'altra parte il Notaresco che l'anno scorso si stava giocando la permanenza in Serie D e quest'anno sta facendo molto bene. Ti aspettavi questo Notaresco, tu che l'hai incontrato, già l'avete incontrato due volte in Coppa e nel girone di andata già. E allora, sono, diciamo, sorpreso no, perché comunque io, anzi, non sono assolutamente sorpreso, se c'è da dire, perché ho un bellissimo rapporto con il direttore, con Andrea Masciangelo, conosco l'allenatore e sinceramente me l'aspettavo che, cioè, avessero fatto un lavoro del genere. Effettivamente, se vai a guardare la rosa, insomma, la giovanità, insomma, il lavoro che c'è dietro hanno fatto veramente un lavorone, perché sia vedendo i risultati, ma anche giocarci contro, è una squadra veramente difficile da affrontare. E rinnovo ancora una volta, insomma, i miei complimenti a Andrea, che glielo dico sempre in privato, ma lo faccio anche pubblicamente, come ad Alessandro. Quindi, da una parte, io, cioè, me l'aspettavo, però effettivamente c'è da dargli, insomma, merito. Jacopo, a proposito di Andrea Masciangelo, ovviamente il riferimento è a quell'annata del 2021-2022 con Lavastese, quando Lavastese Mi con un sembra che finale importante fece il anche la record di punti. record di punti e andò a giocare a Trastevere Sì. il playoff, poi perso 1-0. Jonathan, ti chiedo questo, vedendo come è andato a finire anche lo scorso anno per Lavastese, quello che sta accadendo quest'anno, dispiace un po' vedere una squadra così blasonata in queste condizioni adesso. Mi spiace assolutamente tantissimo, perché anche lì è una piazza, insomma, molto valida, ha vissuto sempre di calcio, e è un peccato averlo in quel modo. D'altro canto, lì risolleva ancora di più, diciamo, la stagione che avevamo fatto, perché poi comunque non è mai un ambiente facile, vasto, per tante vicissitudini. Quindi sì, assolutamente, penso che merita altro. Chi meglio di un attaccante può dare i giudizi alla top 3 di gol di questa settimana? Maurizio. C'è Manfredo Pietrantonio al terzo posto per il movimento a chiedere questo pallone nello spazio, Jacopo. Sì, molto bello. Molto bello l'inserimento, un po' se lo perde il numero 20, però è difficile con l'attacco feroce alla linea difensiva e tu sei fermo, non è semplice andarlo a prendere. Bravo Manfredo perché bella la palla che gli dà Belloni, perché proteggerla, Jonathan lo Lo sa. sa, non è facile e scaricarla con i tempi giusti nemmeno. Bravo poi. Forse piccolissima complicità del portiere, però sinistro che ha Manfredo è potente, non era facile andare su quel pallone. Jonathan, vedere il movimento con la coda dell'occhio, col terzo occhio addirittura. No, bravi, bravi tutti. Sì, forse c'è una leggerezza anche dalla parte del Roma City. Però loro effettivamente, sia l'attaccante che anche Pietrantonio, hanno fatto un gran movimento, nel senso, sono stati molto bravi. Al secondo posto c'è una vecchia conoscenza del nostro campionato, è Nicolas Di Filippo che con i suoi passati da centrocampista si inventa questo 1-2 tra i difensori del Real Monterotondo e poi mette il pallone in rete, anche fortunato, però c'è questo movimento a spostarsi la palla da centrocampista, Sì, Jacopo. bravo, bravo, bravo anche Nicolas perché. Compagno di squadra, Sì, di Jonathan. ma ha fatto un tocco qui. Qui è fortunato perché la palla gli rimane, però poi
poi un difensore bravo, che fa due esterni, cioè. Ma allora, allora la questione è questa: Nicolas Di Filippo in alcune circostanze, anche all'inizio di questa stagione, è stato schierato per assenza di Amadio mediano davanti alla difesa, e anche a Vasto ricordo, sì, che in alcune situazioni Nicolas ha fatto il mediano quando mancava il mediano, che vuol dire che un ragazzo che di ruolo fa il difensore, però i piedi non sono da difensore. Poi, educatissimo. Quindi gli faccio i complimenti, ma mi stupisce fino a un certo punto questo. Confermi, Jonathan? Sì, no, io con Nicolas mi ci allenavo, quindi sai, in allenamento ancora di più si vedono, diciamo, si introducono ancora di più queste doti tecniche che ha, ogni tanto cioè, ce l'aveva di slanciarsi anche, insomma, in qualche partitella goliardica dove comunque sia si vedeva che aveva poi anche questa dote qua, ci si divertiva, ecco appunto. E quindi cioè, mi sorprende fino a un certo punto, anche a me, però c'è da dire che è stato molto sveglio, bravo. Tra l'altro il primo dribbling lo fa col piede suo, il secondo lo fa col piede, insomma, il mancino che non è il suo, cioè, verrebbe difficile anche a me, quindi fa un gran gol. Invece chi c'ha il piede molto educato e molto caldo è Gonzales del Fano, perché per lui la posizione numero uno di questa settimana, col destro sul primo palo, battuto il portiere del Vasto Girardi, una bella punizione. Bella, perché insomma qui è meglio che la commenti, Jonathan, perché questa è una punizione che è per un sinistro. Lui va con il destro e immagino che Jonathan ci possa dire quanto è complicato andare ad un calcio di punizione in una posizione, a parte che non è nemmeno così vicina la palla rispetto alla porta, e completamente decentrato, e andare a scavalcare la barriera, ma non con la palla che rientra, cioè con la palla che dovrebbe scavalcare la barriera partendo per inerzia per andare fuori e poi rientrare sulla porta. È un gol difficilissimo. Sigla dei gol. Come? No, se Maurizio, con Maurizio ce l'avevo con la regia, andiamo alla sigla dei gol e adesso. Non te la faccio commentare perché siamo un po' di fretta e dobbiamo far vedere ancora tante cose. Maurizio, vediamo la classifica. No, vabbè, gli facciamo solo dire se ne ha fatto mai uno così di gol, okay, a Jonathan. No, non mi ricordo, col piede, con l'altro, diciamo, dall'altra parte è molto difficile. Facciamo, allora, vediamo la classifica marcatori. Con Maurizio la facciamo rapidamente, con Di Renzo che vola a 14 reti in stagione, Tomassini 11, Ferrara e Maurizi e Banegas a quota 9 gol in stagione. Giudice sportivo lo abbiamo visto. Torno un attimo in casa Chieti, Jacopo, perché nella settimana scorsa Moro Masavud è stato attenzionato dall'Ecco, società di Serie B, per lui è una bellissima esperienza, si è potuto allenare con una formazione di Serie B e magari chissà se ci saranno sirene per lui proprio in vista della prossima stagione, un giocatore che comunque in campo ha messo sempre anima, cuore e grinta per il Chieti. Sì, sono esperienze belle, perché poi sai, vai ad allenarti con una squadra che fa la cadetteria e capisci anche quelli che sono gli equilibri in un gruppo di professionisti. Bello anche il fatto che insomma un giocatore molto interessante come Mauro Masavud sia stato preso in considerazione dall'Ecco. Beh, insomma, noi glielo auguriamo di arrivarci tra i professionisti, magari con il Chieti, ma se così non dovesse essere, noi gli auguriamo di farlo quanto prima possibile. A proposito di Chieti, è uscita la data del recupero, della prosecuzione della sfida. Sì. Si giocherà mercoledì prossimo, dunque dopo la sfida del derby con l'Aquila e prima della partita contro il Roma City in casa, ore 14:30, si riparte dal 22esimo, 58 minuti da giocare, tra primo e secondo tempo, ovviamente, più recupero. Quindi questo è quello che riguarda il Chieti. Andiamo adesso a finire a parlare un po'. 68, pardon, portalo, 68. Stavo ragionando adesso, ne sono 68 di minuti. Infatti anche mi sembrava un po' strano, ho detto, caspita, ma... 68, giusto, io coi conti non so 68, a chi lo dici. Però 68. Facciamo così,
Riapriamo un po' il momento a Marcord. Sì, io. Abbiamo preparato una clip, non sono tutti, sono alcuni dei gol che Jonathan Alessandro ha realizzato in maglia nero-verde. Li facciamo andare un po' a scorrere mentre a lui chiediamo quali sono i ricordi più belli a Chieti. Forse... Assolutamente. Sì, adesso ti sentiamo. Ok, no, vabbè, penso uno dei ricordi più belli è stato, insomma, penso sia quest'anno qua, la finale, insomma, vedere l'Angelini pieno, stracolmo, è stato veramente bello, un'emozione, insomma, unica, per portare, insomma, tutta quella gente allo stadio, penso che era da un po' che non si vedeva. Poi, ecco, era un gruppo amalgamato, eravamo giovani, ci divertivamo. E ad andare in campo a giocare con spensieratezza è stato veramente, insomma, un anno e mezzo molto positivo e entusiasmante. Jacopo. Eh sì, qui stiamo vedendo un po' di gol. Questo alla Salernitana. Sì, alla Salernitana. Il salto indietro nel tempo è enorme. Se hai qualche curiosità anche per Jonathan? No, io sai che cosa volevo? Perché poi Jonathan, lo vediamo, qui esulta, ma se ci fate caso, qui è col Gavorrano che aveva una maglia, aveva una divisa da gioco, io me la ricordo, praticamente era sia, questa era la seconda rossa, ma l'aveva uguale blu, con queste gocce disegnate, veramente non volevano dire nulla, però avevano questa maglia assolutamente particolare. No, stavo dicendo, avete visto l'esultanza di Jonathan? E anche qui c'è Claudio De Sousa, che era l'attaccante centrale. Poi Jonathan, nel corso del tempo, si è affinato anche come attaccante centrale, non un attaccante centrale tipico, un attaccante centrale atipico, ma volevo chiedergli come è arrivata, se è arrivato per impulso di un allenatore in particolare, di un'esigenza particolare, e se, insomma, a distanza di tempo, come si trova, come si è trovato a fare la punta, e mentre qui era proprio un esterno che partiva da sinistra e rientrava sul piede magari più forte. Sì, no, mi sembra che cioè, a mettermi così, diciamo, falso 9, no? Perché poi iniziava a esserci quel nome là, no? Del falso 9. Sì. Iniziava a entrare già a Terni, che subentravo spesso, e facendo questo ruolo atipico, dove comunque noi avevamo come punta Tozzi Borsoi, e spesso lo sostituivo io facendo totalmente, diciamo, l'opposto, no? Lui grande, la classica prima punta. Sì. E ti dico la verità, mi divertiva, insomma, giocare lì, non dare punti di riferimento, andare un po' ovunque, avere anche meno compiti difensivi rispetto all'esterno, mi è sempre piaciuto di più. Poi il fatto che io facevo comunque una seconda, cioè io più che esterno sono sempre una seconda punta, ma poi è difficile poi chi gioca sempre a tre, chi comunque sia magari una buona gamba ti mette esterno, ho giocato pochissimo, no, da seconda punta. E quindi poi anche negli anni, poi anche con l'età, spesso mi iniziavano a mettere, cioè a me non dispiaceva, qualche gollettino poi ogni tanto usciva e faceva sì che chi magari era propenso a un tipo di gioco, ecco, in quel modo là, ovviamente che non giocava a pallonate perché probabilmente avrei fatto più fatica, spesso e volentieri, cioè, insomma, mi è capitato di giocarci. Ma anche a Chieti il primo anno mi ricordo che Paolucci insomma mi ci ha messo, ma nello stesso momento anche il secondo anno, poi cioè, noi dopo abbiamo preso De Sousa, che comunque si è fatto un'annata, mi ricordo non so quanti gol, quindi poi dopo sono ritornato a fare l'esterno, ma anche lì spesso e volentieri, insomma, loro non mi ricordo che non gli spiaceva quando giocavo davanti. Ecco, prima un'ultimissima curiosità per Jonathan, perché lui è arrivato a Chieti nell'era, se non ricordo male, ma credo di no, di Alessandro Battisti, e che adesso ha ritrovato un ruolo da direttore sportivo nel Tivoli. Che tipo di rapporto, insomma, ha avuto nel corso del tempo? Che effetto gli farà magari risalutarlo quando ci sarà l'Aquila Tivoli? No, con Ale c'è un bellissimo rapporto, nel senso, sia da subito, fin da subito,
Mi ricordo lui e Luciano Di Giampaolo, cioè veramente erano più che insomma, direttori, erano un compagno di squadra. E anche negli anni li abbiamo, diciamo, alimentato, abbiamo continuato ad andare a cene, insomma, con gruppetti, insomma, sempre di quell'annata insieme a lui, quindi ci siamo sempre sentiti. Quindi sicuramente un ottimo rapporto che insomma è andato oltre al discorso calcistico e poi ecco sicuramente adesso mi farà piacere rivederlo. Nella scheda che Maurizio Da Guiccio ha proposto poco fa c'era un riquadro dove c'erano le squadre abruzzesi in cui ha militato Jonathan, c'era l'Avezzano, c'era l'Avastese, il Pineto, il Chieti. Chiedo a lui che cosa rappresenta per te, cosa ha rappresentato e potrà farlo anche in futuro l'Abruzzo. Non volendo, effettivamente, ogni tanto magari quando vado a guardare, sì, mi sembra che parti proprio da Chieti e da lì insomma, l'ho girato tanto, esperienze positive e meno, sicuramente è una parte importante sia della mia carriera che anche della mia vita, quindi ormai ci sono molto affezionati, ecco, farò sicuramente, non credo che riuscirò a fare a meno degli arrosticini, insomma, per il resto Certo. della... Senti, Jonathan, posso chiederti, visto che, ma non per rivangare, insomma, ricordi non particolarmente positivi, però prima abbiamo parlato della semifinale contro l'Aquila. Io penso che però il tuo ricordo più amaro, forse in maglia Chieti, sia qualche mese prima, la stagione prima, la finale con la Paganese. Ecco, anche lì è mancato veramente un gol. No, lì è stato proprio, cioè, ecco, io dicevo l'inesperienza, no, con l'Aquila, ma lì ci siamo arrivati, diciamo, un po' meno convinti. Penso che la finale con la Paganese noi arrivavamo veramente bene, eravamo una squadra giovane, favoriti, dove comunque veramente non ci aspettavamo, dove l'avevamo battuto, mi sembra, sia l'andata che il ritorno, quindi comunque sia, infatti lì proprio la giovane età ci fece peccare un po' di presunzione, sapendo che avevamo due risultati su tre, su due partite. Ci fregò, insomma, loro poi una squadra esperta fatta di giocatori che avevano fatto anche categorie superiori. E quello sì è stato un rammarico grande perché io in testa mia eravamo convinti che ormai c'eravamo quasi. E quello poi col senno di poi, con la giovane età, ti rendi conto che insomma è stato uno sbaglio, anzi di presunzione, aver sottovalutato anche secondo me l'avversario. Ci vediamo il prossimo turno, siamo veramente in chiusura, anzi abbiamo Peccato. anche sforato con Maurizio che è dall'altra parte, che pressa. Prossimo turno, è la 19ª giornata, Alma Juventus Fano Forsempronese, il derby di Fano, della provincia Sì. di Fano. Atletico Ascoli Termoli, Avezzano Real Monterotondo, Campobasso Matese, L'Aquila Chieti, Roma City Riccione, Sora Vasto Girardi Tivoli, San Benedettese, Vigor Senigallia Notaresco. Ci sono. Qui c'è cioè, non C'è un errore perché Vigor sì. Senigallia Notaresco si gioca alle ore Ahimè. 15 per la gioia di Jacopo Forcella, quindi mezz'ora di ritardo per Oddio, il a me mi va fischio. anche meglio, posso partire un pochettino più tardi Per da il qui e fischio d'inizio di quindi. questa giornata. A proposito, prima abbiamo parlato del recupero di mercoledì del Chieti. Ultima cosa, a proposito, mercoledì prossimo nel campionato regionale di eccellenza ci sarà una sfida, quella che vale la Coppa Finale di Coppa Italia Italia. regionale. Eccola qui, si giocherà alle ore 14:30 allo stadio Bonoli, Strateramo e Giulianove. Anche questa sarà una sfida bellissima. Sì, grande sfida in un giorno Un giorno particolare, è vero, è vero. È vero, poi lo scoprirete. No, vabbè, È il giorno del scherzi, compleanno di Jacopo Forcella. scherzi. Sì, 17 gennaio, insomma, si gioca il recupero del kit e questa partita, A quindi. proposito, Jonathan l'ha fatto qualche giorno fa il compleanno. Qua, tanti auguri, Il Jonathan. 5, se non erro, il 5. Quindi Capricorno, e quindi lo 5, apprezzo ancora di più, più di quanto non lo apprezzassi già tanto fino a un'ora fa. Sì, si gioca questo derby, che è il secondo di tre, due di campionato, uno si è già giocato, questo è quello di mezzo che però vale un trofeo. 1.350 biglietti a testa per le tifoserie. Si gioca al Bonolis, che però è campo neutro, anche se normalmente ospita le partite interne del Teramo, però ovviamente per motivi di di ordine ordine pubblico. pubblico bisognava trovare un campo neutro e che assicurasse ovviamente la sicurezza per tutti quelli che vorranno andare a vedere
questo match molto bello. Vedremo, insomma, chi avrà la meglio. È chiaro che io dico che in questo momento, con i 6 punti di distanza, cioè il Giulianova con 6 punti dietro rispetto al Teramo, per me ha qualche motivazione in più per andare a prendersi questa Coppa Italia. Non perché io penso che il campionato sia finito, perché credo che il campionato non è ancora finito, ma perché chi è dietro giustamente vuole cautelarsi nel caso in cui, essendo secondo, non dovesse arrivare la promozione in Serie D. Sono stato sintetico, no, altrimenti ancora, poi mi dite che sbrago, che parlo troppo. Ancora arrivano messaggi, quindi Poi Maurizio mi dice che io parlo troppo. Scherziamo, okay. Oggi vocali. Dalla regia arrivano vocali. Vado a ringraziare Jonathan Alessandro in piattaforma per essere stati con noi. Grazie per quest'ora di tempo che ci hai dedicato. In bocca al lupo per il derby e in bocca al lupo per il futuro. Tutto. Grazie, saluto a tutti quanti e via lupo. Ringrazio te ovviamente, ringrazio anche l'Aquila Calcio nella figura dell'addetto stampa Alessandro Fallocco. Jacopo, dovevi chiudere, volevi salutare? No, io lo saluto molto molto caramente Jonathan, gli faccio in bocca al lupo a lui e all'Aquila. È stato un piacere. Poi un giorno conto sempre di fare una mega trasmissione con tutti quelli che c'erano quando abbiamo... Qualche anno fa erano tempi belli dove l'Abruzzo veramente dettava legge, e speriamo che continui a farlo. In Serie D lì parlavamo di Serie C, qui in Serie D speriamo di tornarci un po' più in forze in Serie C. Grazie Jacopo Forcella. Grazie a te Stefano. Grazie a voi che ci avete seguito, ovviamente con lo sport, gli appuntamenti, il fine settimana sarà molto ricco. Offside invece torna mercoledì prossimo, sempre alle ore 21. Grazie per l'attenzione, come sempre. Occhio a non venire in offside.